Siamo ragazzi? Siamo? Allora, ragazzi, sono Matti Mars e vi do il benvenuto. Siamo qua oggi con un gioco nuovo per me, Slime Rancher, e l'ho portato oggi perché l'ho visto che è gratuito su Epic Game, ragazzi. Quindi, se vi piace il genere, secondo me è carino. Poi regalato, tutto che è regalato, quasi tutto quello che è regalato è buono, secondo me. Quindi perlomeno uno dà un'occhiata a un gioco e non spende niente. Quindi ragazzi, se poi vi piace, vi ricordo che è gratuito su Epic Game. Poi intanto che andiamo a giocare, vi ricordo la live su Twitch delle 5:30 e poi il video verrà postato su YouTube il giorno dopo alle 2, quindi potete iscrivervi su tutti i miei canali se volete. E andiamo, io ho già cominciato una partita. È molto carino questo gioco, un po' tanto farmone, quindi rischia, cioè anche se c'è da fare un bel po' di cose, rischia di essere un pelo ripetitivo per alcune cose, però è molto, a me piace molto, anche graficamente è molto carino, molto rilassante. Allora, cosa consiste in questo gioco per chi non lo conosce? Praticamente consiste nel farming. Noi dobbiamo fare soldi vendendo la cacca, praticamente il plot, che è questo, vedete. Io questi li ho catturati, questi sono gli slime, questi sono radioattivi, poi questi sono quelli di roccia, questi sono, diciamo, già mischiati con quelli rosa, che sono quelli basici, e quelli, diciamo, chiamati rosa, quelli rosa, e mischiati con quelli a forma di gatto, perché vedete che loro addirittura di pro ne fanno due, quello per quelli rosa basici e quello per quelli gatto, quindi si possono anche mischiare. La cosa è molto carina. Qui c'è l'accoglimento automatico, naturalmente anche le gabbie le dobbiamo costruire, che non è che, cioè, all'inizio non c'è niente. Io qua l'ho già costruito pagando, vedete, se io vado qua ci sono tutte le cose che ho già costruito e hanno un prezzo, tipo la barra doppia per non farli scappare, 3,50, la musica per tenerli tranquilli, 3,50, diciamo il soffitto per non farli uscire fuori perché ci sono quelli che volano, 4,25, per non far penetrare la luce perché ci sono alcuni che sono sensibili alla luce, e poi quello per raccattare il plort e quello per, diciamo, distribuire il cibo, sennò andrebbe fatto tutto a mano. E noi praticamente da qui controlliamo, per esempio loro hanno 16 carote perché loro mangiano verdure, hanno 16 carote, noi qui abbiamo il nostro bel magazzino. Abbiamo immagazzinato con il tempo anche questo, eh. Vedete, qua c'è il giardino con l'albero, anche qua lo possiamo upgradare, l'abbiamo fatto con il nutrimento, col terreno più fertile, con la pioggia, e tutto questo ha un costo. Allora, intanto questi vendiamoli, il plot che non ci serve, il mercato, anche qui il mercato ognuno ha un prezzo. E salgono e scendono, vedete, per esempio questo qui di fuoco sta scendendo, questo qui verde che sono di quelli radioattivi sta scendendo, e sta tutto scendendo tranne questo qui celeste che sono di quelli d'acqua. Tutto il resto sta scendendo, ma io il prezzo sinceramente non è che lo guardo più di tanto, anche perché quando sono pieni qua, quando è piena la riserva io vendo, indipendentemente dal prezzo, anche perché sono abbastanza costretto. Vedete, questa invece è la riserva di cibo. Noi possiamo scegliere se fare una produzione lenta, media o rapida. Chiaramente rapida vi dà più cibo, quindi loro faranno, tutte le volte che mangiano loro fanno il plort, quindi la cacca, e ci danno, vedete, questo è il plort della roccia. Anche questo ne posso accumulare, vedete, 50, perché 50 per, ma all'inizio era 20, quindi ho dovuto fare degli upgrade anche qua.
quanta rosa. Va bene, quanti ce abbiamo? 54, 43. Vedete, questi per esempio fanno solamente il plort, quello diciamo verde, perché non sono mischiati con niente. Io se per esempio metto un plort rosa qua, diventeranno mischiati rosa e radioattivi. Però siccome il plort rosa non dà niente, come diciamo a livello di vendita, preferisco aspettare, anche perché non li ho scoperti tutti, e quindi aspetto a mischiarli. Aspetto un attimo, intanto vendiamo questo che sta a 14, è sceso, ma vabbè, chi se ne frega. Poi vediamo un po', questo 13, è sceso pure questo, vabbè, ne vendiamo a 13. Vedete in basso i soldi che aumentano, 5.007, 5.008, 5.009. Poi noi gli abbiamo messo la frutta 37, loro per esempio mangiano tutto perché sono mischiati con quelli rosa, che quelli rosa mangiano tutto, sennò altrimenti è comodo più che altro per quello, perché quelli rosa mangiando tutto puoi decidere cosa dare. Per esempio loro mangiano solamente verdure, quindi questo qui che è, dovrebbe essere tipo ravanello, barbabietola, che cos'è la barbabietola, cuore di barbabietola. Ok, e glieli mettiamo pure a loro che stanno bassi. Vedete, allora io ho messo una produzione media. L'unica cosa è che ce la stai dietro tutte le volte. Carote 60. Allora, questa è carina perché è misto, è carote e queste qui che dovrebbero essere tipo cipolle, ed è misto. In realtà io ho messo come coltivazione questo tipo di cipolla che non si trova facilmente, e insieme ci fa anche le carote perché nascono insieme. Per esempio, noi la cipolla al momento non ci serve, la immagazziniamo, anche perché è un pochino più rara. Carote ne abbiamo 192 immagazzinate. Anche il magazzino l'abbiamo fatto, l'abbiamo costruito, non è che ce l'ha. Noi si inizia, non ci abbiamo niente proprio. Ok, allora poi ho sbloccato anche questo posto qua, che sono le grotte. Le grotte mi sembra 1750 costano. Bisogna avere 1750 di monete. E qui, siccome nella grotta siamo all'oscuro, non c'è il sole, questi sono praticamente, mi sa che sono pieni, eh? Ah no, praticamente questi sono slime che sono sensibili al sole, quindi se ci arriva il sole loro muoiono. O gli facciamo per esempio una gabbia protetta dal sole, che sarebbe questo qua, che costa 3,50, oppure li mettiamo dove. Perché non raccatta? Vede? Sta raccantando tutto il plot. No, 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 che sta succedendo? Merda, si sono trasformati. Perché? Mi sta mangiando tutti. Mi serve dell'acqua. Cazzarola. Perché? Merda. No, 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 acqua, acqua, acqua. Qualcuno mi dia un... Devo trovare una fonte di acqua. No, 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 non li teletrasporta. Aiuto, questi mangiano tutto, ragazzi, eh. Allora, devo fare una cosa rapida, mannaggia. Praticamente loro, se non hanno il cibo, perché dopo un po' che stanno senza mangiare
viene fame. Se non ricevono il cibo, si trasformano, impazziscono e mangiano tutto, qualsiasi cosa. Io non so come mai, perché anche lì c'è la distribuzione automatica, il cibo ce l'avevano, forse c'era qualcosa di mischiato, mi sa, lì dentro forse. Allora, andiamo a prendere l'acqua, mannaggia. Via via che è urgente, via! Ci sono galline, ci sono... poi... voilà, c'è questa cosa un po' argentina. Secondo me questo è un gioco molto molto carino, eh. È un po'... farmone, per i miei gusti. Quindi c'è il rischio magari che dopo un po' diventa ripetitivo, però è molto molto carino. Allora, speriamo che non siano usciti dalla grotta, eh? Perché questi si uccidono solamente con l'acqua. E se entrano qua e mangiano tutto. Qui tutto a posto, sì. Dove sono? Sono spariti? Questi me l'hanno mangiati? No, però c'è uno fuori. Come è fuori? Allora, questi sono slime d'acqua. Praticamente qua, diciamo, non gli serve la gabbia, gli serve solamente questo qui che è chiamato lago, praticamente. E mi sembra costa 4,50. Li metti qua. Allora, più di 4 non vanno. Cioè, ne puoi mettere anche 5, però poi dopo si imbarazzano, si emozionano, non lo so, insomma, non fanno più, non producono più niente. Quindi il limite è 4 e loro stanno qua, piano piano ti fanno questo plot, che si vende anche bene, solamente che 4 sono un po' pochi. Allora, io qui c'era l'albero delle fragole, l'avevo messo qua perché loro, si vede che sono appena spariti, in realtà mangiano la frutta, quindi ce l'avevano. 58 e li andiamo a riprendere, però è solo di notte, di giorno non li troviamo. Vabbè, meglio qui che di là, eh. Ah, è pieno pure questo. Che finaccia che hanno fatto, ragazzi. Se succedeva di là, mangiavano tutto. Almeno qui ha mangiato solamente questi qua. Pazienza. Perché c'era un gatto. Qui c'è un plort di uno slime gatto. E quindi il gatto mangia la carne. Mi sa che ce l'ho messo per... mi c'è capitato per sbaglio allora. E quindi si... non avendo il cibo si è trasformato. Molto probabilmente l'ho messo e detto poi dopo lo trasformo. E mi sa che però l'ho trasformato. Allora, queste fragole qua che avanzano le mettiamo in magazzino. Il plort lo vendiamo. Quanto sta? 14, è sceso, vabbè, ma io lo devo vendere per forza. Poi questo d'acqua 41. E questo 69, ormai non ho capito da cosa proviene, perché non è quello di roccia. Quello di roccia è questo che è simile. Non ho capito quello da dove proviene. Allora, fragolette di bosco, chi è? Il magazzino. Giardino. Perché poi marciscono se non le prendiamo, eh. Baccarate e cipolle, va bene. Allora, frutta, chi è che ha la frutta? Adesso pieni. Va bene. Allora, dato che è notte, io vado a depositare questi. E andiamo a riprendere
gli slime qui là notturni. Ragazzi, questo gioco qui l'avevo adocchiato, perché l'aveva portato un mio amico Mirko, che è in Prisciannellita, e devo dire che mi era piaciuto, molto carino, molto simpatico, e diciamo che ora sinceramente non so quanto stava questo gioco qua, prima che lo mettessero gratuitamente. Era carino, non l'ho mai preso, fortunatamente credo fino al 27 credo sia gratuito, che comunque ti mettono sempre una data, diciamo, non è gratuito per sempre. Vedete, questi a forma di gatto fanno il plot che abbiamo visto prima, molto probabilmente questi, siccome mangiano solamente le galline, molto probabilmente ce n'era uno e mi ha fatto tutto quel casino lì. Vabbè, io tanto piglio le galline che servono sempre. Ma qui che rompe le balle a tutti, via. Vatti a fare la tuffetta, va. Vabbè. Ne ho trovate due soli di quelli luccichenti. I pulcini. Vabbè, anche i pulcini. Ne ho trovate due soli, ormai. Vabbè che non sono estremamente necessari, perché plort loro non è che valga tantissimo, però vabbè, tanto poi dobbiamo venirci più e più volte qua, quindi allora io direi che andiamo che abbiamo sbloccato il laboratorio. No, bugia, non era qua il laboratorio, era di là, ogni tanto mi confondo. Ecco qua, ci sono gli slime, quelli che mi piacciono più di me sono gli slime di fuoco, e li ho mischiati con quelli, diciamo, di contaminati, con quelli radioattivi. E dato praticamente il plot radioattivo, si sono trasformati, sono diventati più grandi, adesso sono di fuoco, quindi esplodono, vedete, e più sono radioattivi. Se questi escono succede un macello, perché non li ferma più nessuno. E che poi grandi io non li posso nemmeno aspirare, perché sono troppo grossi. E vedete che loro vanno con la fanno carne e anche vegetale, volendo, perché si sono diciamo mischiati con gli altri. Però io per il momento gli metto solamente le galline, perché diciamo questa è un po' la zona delle galline, che mi do le calote. Qui spawnano parecchie, abbastanza galline, quindi non dobbiamo più cercarle a giro come prima. Perché c'è il plort a giro così? E qui c'è, aspettiamo che vediamo pure queste. E qui c'è, diciamo, il campo delle galline. Ora mettiamo queste più piccole, che poi crescono. Mettiamo pure queste. E ne dobbiamo prendere un bel po', però. Prendiamo un bel po', ma cominciamo a star corto, mi fa l'idea. Diciamo che queste qua valgono un po' di più, diciamo che se gliele dai si cibano, forse fanno due plot invece di uno. Non ho provato, gli ho dato sempre quelle classiche, perché sono quelle che si trovano di più, però ora le stiamo finendo. A questo discorso delle galline, vedete, la produzione è al minimo, comincia
cominciano un po' a mancare le galline, quindi o andiamo a giro alla ricerca di galline continuamente, perché comunque l'ho sempre, cioè in tutti i viaggi un po' di galline me le sono sempre portate via, quindi non è che sono stato mai con le mani in mano. Il fatto che cominciano a mancare mi preoccupa. Oh, diminuiamo gli slime dentro, però li butto che non li posso aspirare. Le 64 galline sembrano tante, ma quanto abbiamo? 85, va bene, questa comunque vale un bel po'. Buoni, 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 buoni. Questo è, questo 100. Anche questo è buono, vale, che sono praticamente il plot di quelli radioattivi. Quindi ne fanno due perché sono mischiati. È carina questa cosa comunque. Vediamo un po'. Quindi galline stanno cominciando a mancare. E io sinceramente non ho voglia di passare tutto il tempo a raccattare ossessivamente le galline. Ne facciamo un altro, che poi io di pulcini sinceramente questi sono quelli che ci ho messo io, che poi cresceranno, però questo dovrebbe ogni tot produrre dei pulcini che poi crescono, o galline direttamente. Io non ho mai visto che ha prodotto qualcosa quando c'ero io. Cioè i pulcini ci sono, che l'ho messo io, crescono e ok, però questo dovrebbe proprio, li dovrebbe proprio produrre. Questi non fanno parte diciamo del nido, sono randomici, quindi questi dovrebbero essere un'altra cosa. Io ora vorrei provare a farne un altro, tanto visto che uno non basta, e ci metto solamente una gallina e un gallo, oppure anche niente. Voglio vedere se produce qualcosa, sono curioso, perché non ho capito se li produce mettendoci una gallina e un gallo, oppure li produce da niente, oppure non produce niente. Cioè, anche se c'è, allora cop, ok, 2,50. Il nido ogni tanto dovrebbe spawnare o pulcini. Allora facciamolo doppio, facciamo questo qui che gli dà praticamente il mangime, crescono più velocemente, i pulcini nascono più velocemente. È completo. E adesso lo lascio vuoto, vediamo se produce qualcosa di suo. Anche perché vorrei arrivare a un punto che dovrebbe essere tutto. Dove va la gallina? No, dovrebbe essere tutto automatico e io non devo più raccattare niente. Sarebbe una bella cosa. Allora, vendiamo questo qua, che sta a 30, non sta né scendendo né salendo. Va bene. Il rosso 44 e sta salendo, o comunque è salito un po', quindi vabbè, io tanto vendo uguale perché sono pieno. Però c'è anche questo plot accanto, 52, questo qua, che è come questo qui ma con il fuoco, ne vuole di più. C'è da, secondo me c'è anche da azzeccare la combinazione giusta, oppure è proprio uno slime a sé. Questo non l'ho ancora trovato, è quello che vuole di più. Vabbè, c'è questo d'oro 2,90 e sta pure scendendo. Poi questo sarà tipo quello di diamante. Poi ho visto che c'è quello del miele da qualche parte, sarà forse questi. Ancora tutti non li ho trovati, perché comunque bisogna sbloccare zone. Qui vabbè, carote, robe varie. Ecco, questi sono quegli slime radioattivi puri, senza essere taroccati. Quell'altro erano
diciamo metà di fuoco mischiati con questi qua, quindi erano un po' traloccati. 79 di cibo, 38, 85. Questo è il plot basico, non vale niente, però vabbè, mi dà 32. Anche questi vedete che non ha il plot doppio perché sono basici. Questi sono già mischiati con quelli rosa e quelli a forma di gatto, vedete che fa sia quello rosa che quella a forma di gatto, quindi ci si guadagna. Però io questo aspetto a mischiarli, ce n'è uno rosso perché ce l'ho messo io, aspetto a mischiarli perché vorrei avere un... vorrei metterci qualcosa di combinarli con qualcosa di ottimo. Ok, poi questo è vuoto, questo qua è vuoto perché ci ho messo quelli luminosi, ma quelli luminosi che se spari non c'è nessuno. Ma scusa, ma questa anche se non c'è nessuno butta? Marcisce, eh? Mica sto a lavorare per nulla io. E loro mangiano, fanno la cacchina. Anche questi sono basici, per ora li lasciamo così. Ok, per l'albero delle fragole per loro. Qui sono quelli d'acqua, l'ho vista anche prima. No, lei rimanga. Questo plot vale abbastanza, eh. Questi non credo si possano mischiare con niente, anche perché ho provato a dare il plot agli altri per vedere se si combinavano. Non se l'è mangiati nessuno, quindi penso che no, è forse l'unico slime che non può essere combinato. Ok, siamo quasi a 10.000. Poi, volendo, possiamo fare anche delle missioni che ci dà questo pannello qua. Possiamo scegliere uno dei due. Per esempio, lui vuole due slime d'acqua, due slime radioattive, ci dà 7 plort di quelli luminosi, 7 plort quelli di fuoco e 500 monete. Ma sinceramente non è che mi interessi granché. E li possiamo... ma andiamoli a prendere, vai. Tanto ci devo andare laggiù. Poi bisogna attivare parecchie abilità, tipo c'è il teletrasporto, però lo dobbiamo ancora abilitare per non fare tutte le volte avanti e indietro a piedi. Cucinotti me li piglio. È molto carino. Poi ti prego, dimmi come far crescere le galline. Detto benvenuto, Vano. E le galline, ascolta, lo dicevo prima. Io le metto nel recinto, ma non aumentano. Anche a me. Allora, radioattivi ci andiamo adesso, guarda, così lo vedi. C'è questa grotta qua. Il tragitto è un po' lungo, eh? Cioè, dove spawnano questi qua, che sono quelli cattivi. Dove si trova la caverna vicino al range? Sì. Sì, ho letto ora, Vano. Allora, intanto ti faccio vedere. Qua troviamo sia quelli di fuoco. Me li piglio. Ne troviamo pochi comunque, ragazzi. Però, le galline... io comunque, Vano, credo che le galline... io anch'io ho visto che non aumentano. Quindi secondo me è strano, eh? Perché in realtà qui aumentano, perché io qui l'ho visto proprio spawnare.
ho visti proprio spawnare. Allora mangia tutto te, che ti devo dire. Fai tutto te, sei bello solo te, mangi tutto te e vado via. In quelli singoli random che si trovano per strada aumentano, perché li ho visti proprio spawnare. E dove nel recinto dove li mettiamo non... Io ne ho fatto una adesso, l'ho lasciato vuoto, voglio vedere cosa succede. Però secondo me non aumentano. Allora, gli slime radioattivi dovrebbero essere qua. Io li ho trovati qua. Non ci sono, solitamente sono qui. Se non sono qui, ancora avanti. Vediamo un po' di là. Vediamo se sono lì. Comunque la zona dovrebbe essere questa. Qui no. Quando piglio pulcini ci sono tutti le galline grandi. Quando prendo le galline grandi trovo tutti i pulcini. Riesco mai a prendere quello... Ma casino che fanno questi. Basta, avete rotto. No, questi... No. Ok, questi mi servono. Li piantiamo. Che sai questo? Un plot normale. Mi sembra più luminoso. Allora, qua non li abbiamo trovati. Solitamente sono qui. Vediamo un po' più avanti. Vediamo un po' qua in fondo. Comunque la zona è questa. Tra quelli che fanno i plort a 73 sono quelli di cristallo. Bravo, sai che non l'ho trovato invece. Guarda un po' dove sono. Allora, via i pulcini a sto punto. No, l'hanno già mangiati questi. Allora. No, questi sono più grossi. Tutto. Bello questo verde di roccia, spettacolare. Lo voglio fare anch'io questo verde di roccia. Uno solo? Mi piace un botto questo. Allora io qui non c'ero ancora stato, ragazzi, quindi... Fatemi un attimino... Basta! Basta! No. Quelli di cristallo sono in questa zona ma dall'altra parte. Sono in una caverna. E mi mancano proprio quelli di cristallo. Andiamo avanti qua. Non c'ero mai stato. Tutti tutti già trasformati però, eh? Qui mi sa che si va di sotto, eh? Oh! Aio, mollami. Anche di questa roba qui ce n'è un botto. C'è un po' di casino qua però, eh. Ma questi sono quelli di roccia normale. Sì.
Di questa zona non ho visto niente. Anch'io è la prima volta che ci vado. Una caverna addirittura c'è qua. Io l'ho preso ieri, ragazzi, questo gioco qua, perché è gratuito su Epic Games fino al 27. Io l'avevo già adocchiato questo gioco, perché l'aveva portato anche un mio amico. E mi era piaciuto, però diciamo che poi ho comprato altro perché c'ho una lista infinita di giochi da prendere. A voglia. E fortunatamente l'hanno messo gratuito, così l'ho preso appena ho visto, ho preso il volo. E non sto più capendo da dove sono venuto, da dove sto andando, cosa sto facendo. Carote no. È sempre roccia, sì. Un po' strano è questo, bello. Teletrasporto. No, il brutto, ragazzi, è quando ti perdi, che magari non ci sono teletrasporti. Fortunatamente qua c'è. Mi è capitato un paio di volte di perdermi, non c'era teletrasporti, non sapevo come tornare indietro, mi sono dovuto lanciare nel vuoto. Carote. Gallina, una volta gallina, ora non più. Questi posti si assomigliano tutti. Ma comunque, Loka Oka era. Mi interessava perché non ce l'avevo. Siccome per le missioni ogni tanto la chiede. Poi sicuramente ci sarà qualche slime che se lo pappa pure. Usiamo il teletrasporto assunto, vediamo dove si finisce. Ah, direttamente a casa siamo andati. Allora, lui ne vuole 5, gli si possono anche dare. Cioè, mi dispiace dargli questi qui d'acqua perché. Dai che tocca, questi ce li ho, Poi, Loka Loka io lo vorrei subito. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo un botto di roba. Carote ne abbiamo 192. Io li vorrei lasciare tutto, però. Vorrei lasciare tutto. Facciamo il terreno. Io il terreno li vorrei tutti vicini per non fare tutte le volte 7.000 viaggi. Però non, tutto non ci sta. Perché io questa, anche se non c'è nessuno dentro, la lascio. Tanto prima o poi mi serve. 57. No. Che poi Loka Loka, che cos'è? Vegetale. Allora, tiè, ci apriamo questo. Molto farmone, questo gioco qua. Così loro sono a posto. Loro vanno bene. 56 va bene, 41 va bene anche con le carote. Meno male l'ho guardato. Vediamo, vediamo tutto, tutto, pieno, pieno.
spendiamo 30, è stabile. Va bene. Grazie, grazie a te, Vano. Allora, quindi ci abbiamo pure 5 slime. Io però non li vorrei mettere di là, perché poi se ne metto troppi, però questi slime vanno anche con le barbabietole, quindi io potrei fare anche così. Noi do più galline, prendiamo un po' di plort a sto punto, perché cominciano a scarseggiare le galline di là. Invece di impazzire con le galline, noi gliele do più e gli diamo questi qua, dato che i mischiati mangiano tutte e due. Si può fare così. Ma dov'era l'entrata, che non mi ricordo? Di qua. Guarda il laboratorio. Ah, poi vi devo far vedere anche il laboratorio, ragazzi, che non vi ho fatto vedere. Allora, mazza che casino. Però devo stare attento, perché se me ne rimane uno non trasformato che vuole la carne, poi mi divora tutto. Mi divora tutti gli altri. Bisognerebbe farne un altro di questi. Vediamo un po'. Allora, ne faccio un altro. E lì sono in troppi. 250. Doppio muro. La musica, che mi sa che non gli serve a niente, perché tanto sono sempre incavolati. Questo è il tetto. Distributore di cibo e raccoglitore di plort. E questo, vabbè, non lo faccio, non mi serve. Quindi, ok, magna. Erano precisi. Ok, erano precisi, siamo sicuri che non ce n'è uno? Ok, allora, quindi allora aspetteranno un attimo, ma mica moriranno subito di fame. Posso mettere pure le carote, credo. Galline, galline, tante più le galline ci sono sempre. Vedete che qua non cresce niente. Secondo me è un bug loro, perché quelle random e nidi funzionano e questi no. Io quindi cercherò di non usare più le galline a questo punto. E lascio solamente questo pollaio e quello di là lo levo a questo punto. Non serve a niente. Allora loro le carote pure le dovrebbero mangiare. La regola. Dov'è che mi ha messo il distributore? Lento e mangiano, le tiro io, vai. Sì. E fanno il plort sia rosso che verde. Ok, che sono tutti e due buoni. Quindi gli daremo allora gli daremo le carote e quell'altro gli daremo barbabietola. Ma quando hanno finito le galline, taglio. Poi quando avremo un pochino più di galline riprenderemo a dargli la carne, perché io non c'ho voglia di stare. Tanto non si riproduce. Allora andiamo a prendergli le carote a loro.
tanto di carote ne abbiamo in abbondanza. Ne abbiamo 100 e qualcosa, 192 in magazzino. E più anche queste. Ha preso? No, ha preso solo le cipolle. Siamo pieni. Vabbè, le cipolle tanto per il momento non le uso perché non ne abbiamo tantissime. Poi non ne fa tantissime di cipolle. Ok. Queste le abbiamo tutte. Poi se non bastano ne faremo un altro orticello. 36. Le prendiamo anche in magazzino, allora voglio fare il pieno così non ci si pensa più per un po'. Vai. Poi piantiamo loca loca. E non so dove farlo però. O in grotta, ma non c'è più posto. Non lo vorrei mettere molto lontano, sino al laboratorio. Dato che loca loca per il momento non lo utilizzo. Il laboratorio è questo, ragazzi. Si vede tutto nero? In che senso, Alessandro? No, io lo vedo bene. Prova a refresciare magari. Allora, questo ragazzi è il laboratorio. Noi qua abbiamo i progetti e questi dovrebbero essere praticamente degli scavatori che ci danno. Penso che sia randomica la cosa. Questi jellystone oppure slime fossil, spiral steam, primordi oil, penso che sia tipo questo del petrolio. Questi in realtà non so cosa sono. Questo è un fossile e serviranno anche questa ampolla e serviranno per questi, per esempio ce l'abbiamo messi noi, l'abbiamo depositati noi, che sono quelli che abbiamo normali. E questi sono, non si trovano a giro, penso che si trovano solamente scavando e utilizzando queste specie di robottini. Per esempio lui ha finito di scavare e dice che è pronto. Io clicco e mi ha dato queste ampolle di petrolio. E io le ampolle di petrolio molto probabilmente serviranno per i progetti avanzati. Le butto qua. I progetti si fanno qua. Vedete, io ne ho studiati 3, però sinceramente non ho capito bene come funziona. Poi c'è il drone, che il drone dovrebbe fare il lavoro di raccolta di, penso al posto nostro. Questo è l'Hydro Torrent, come abbiamo visto prima, che si sono incavolati perché non avevano da mangiare, hanno divorato tutto. Se ci avete uno di questi vi risolve il problema in automatico. Però il problema è che ci mancano un sacco di robe, quindi al momento non li possiamo fare. E questo praticamente è il, diciamo, dove si studiano i progetti. Quindi qua ci sono quelli avanzati, perché quello basico l'ho già fatto, quindi ti troverà più roba, però 1500. E poi c'è questa specie di teletrasporto e vabbè, la stazione medica non mi serve. Poi questa è una specie di dove mettere lo slime, praticamente quello che ti piace di più, però non so se a cosa serve, penso sia decorativo. Io volevo provare questo decorativo, però cosa ci vuole? E il pink plort, questo non ce l'abbiamo.
Lessa Combe non ce l'abbiamo, Strange Diamond non ce l'abbiamo, ottimo. Quindi non ci abbiamo una beata pippa. Allora, qua si potrebbe, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 posti. Però io non lo vorrei piantare qua questo, perché sinceramente io qua vorrei piantare delle robe che servono a lui. Perché qua o ci mettiamo gli slime, in modo tale che io tutte le volte non devo sta a fare il viaggio avanti e indietro per portarci qua il plot degli slime. Però poi se metto gli slime qua ci devo portare il cibo, quindi avanti e indietro lo faccio uguale. Devo un po' capire cosa metterci per cercare di lavorare il meno possibile, fare avanti e indietro il meno possibile. Di qua si andava in grotta? Sì, di qua si andava in grotta. Dobbiamo prendere anche quelli lì luminosi che ne abbiamo pochi. E poi non mi ricordo manco tutte le stanze. Qua dove si andava? È abbastanza labirintica qua la faccenda. E dove si finiva? Ah, capito. Allora, sì, che poi in realtà con questi teletrasporti sono delle scorciatoie, però vatti a ricordarti che questi adesso si sono messi in magazzino, perché lì essendo in 3 o 4 consumano poco, in 2 addirittura. Allora, questo dove andava? Allora, questa è una sezione, ragazzi, che non ho capito molto bene. È una specie di runner di corsa. Poi la proveremo. Fatemi depositare la roba, poi la proviamo. E voglio piantare questi oca oca. Qui nessuno va a fragole? No, eh? Nessuno di qua le fragole. Un massimo di 300. Allora, loca loca, perché se noi andiamo di qua, in realtà c'è un altro spazio ancora. Poi, per esempio, un'altra cosa, dato che poi elemento. Questa fuori? Che ci fa questa fuori che fa casino e basta? Esploso? Ho entrato. Dicevo, comunque, poi, dato che andranno tutte e due a carote, noi possiamo mettere anche una piantagione qua di carote, in modo tale che non dobbiamo fare avanti e indietro. Tipo qui, leviamo qui, che tanto questo qua non sta facendo niente, non produce niente, è alquanto inutile, anche se abbiamo buttato via un po' di soldi, ma pazienza. Si potrebbe fare qua una piantagione di carote, in modo tale, e le galline le teniamo, che comunque un po' di carote ci sono anche qua. Le galline le teniamo come riserva, oppure dato che non le usiamo più le possiamo spostare da un'altra parte. Però gli unici che vanno a carne al momento sono loro. Però, dato che non produce, io potrei metterne la piantagione qua. Allora, mettiamo tutto, nutriente, questo, e poi lo spaventapasseri, perché mi sa che le galline si mangiano. No, ma le galline non mangiano fondamentalmente, da quello che ho capito io. Quindi mettiamo le carote qui, o se no l'oca oca.
Però io non so se loca loca la mangiano loro. Vediamo un po'. La regola sì. La mangi? Quattro me ne ha fatti. Buono, 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 buono. Altro che carote, vieni. Vieni qui, vieni. Allora, perché dipende anche dal cibo che gli date. Loro fanno più o meno plot. Allora, questo? Sì. Allora ci metto l'acqua. Chi è? Guarda che carote. Quindi anche le carote di là si possono levare e metterci questo. Ma vediamo. Tanto quelle le abbiamo sistemate. Le galline non penso me ne mangiano. Me ne mangiano? Te la mangi quella roba lì? No, non ti frega. Ah no, ma è carote e cipolle. Cioè la cipolla. In realtà è la cipolla che fa anche le carote, quindi la lasciamo. Però per esempio questi li mangiano. E me ne fa due, perché non sono mischiati, sono basici. Però me ne fa il doppio. Quindi anche qua si potrebbe cambiare. Anche questi, carote. Che mangia? Sì. E me ne fanno due o no? Non ho visto. No, uno. Quindi non è il loro cibo preferito. Però anche con le carote me ne fanno uno. Perché può darsi che non vorrei che bisogna. Perché bisogna anche beccare il loro cibo preferito. E se lo becchi te ne fa il doppio. E se sono incrociati con qualcun altro te ne fanno il doppio del doppio. Invece che due te ne fanno quattro. Non vorrei che quello preferito loro è questo magari. Eh sì, vado qua, ha fatti qua, due me ne ha fatti. Quindi allora gli va questo. Via via via. Ne fanno al doppio. Magari il preferito loro è le carote, ho fatto l'inverso. No, oh, oh, oh. No, mi sembra che ne abbia fatto. Oh, oh, oh. Ne abbia fatto uno. Uno. Con questo. Due. Ah, il preferito loro è questo. Allora, questo va lasciato. Questo va lasciato, ne vorrei fare un altro di Oka Oka a questo punto. E le carote non vanno a nessuno allora. Perché il preferito loro è questo. Le carote non vanno a nessuno, nessuno gli piacciono le carote. Io arrivato a 300 basta. Allora, però anche questo qui ne vorrei fare un altro qua, perché se tutte le volte devo andare laggiù in fondo dove l'ho messo, però bisognerebbe levare questo. Ma le cipolle non le mangia nessuno a proposito. Vediamo un po'. Vegetali ugualmente. Uno. Ha fatto uno.
Loro? Ha fatto? Ma che si è duplicato? Ah, si duplica? Ma no, ma non si duplica, sono io che non... Sono rintronato. No, ne fa uno. Finire. Ne fa uno. E niente, il suo preferito è quello lì. Quindi anche poi li leviamo. Il suo preferito è la bordo dietro. Là. Ne dovrebbe fare il doppio. Qua dobbiamo metterci a questo punto la cuoca. Appena è pronto. E però dobbiamo farne un altro. Le cipolle non piacciono a nessuno. E manco le carote. A questo punto li fa così. Levo questo. Ci metto questo. Ok, di qua c'è il laboratorio. Missioni. Andiamo da lei. Io questi non ce li ho. Portacci tua. Non ce li ho questi. 500. Non è male, ma non è neanche tanto. Io voglio vedere se riusciamo a trovare quelli di cristallo, soprattutto. Allora, laggiù in fondo è chiuso, perché c'è un punto che è chiuso, bisogna trovare la chiave. Almeno che non ci sia qualcosa... No. Dove sono andato? No, qua c'era uno slime grande che l'ho già fatto. Quindi qui non c'era altro. Forse era più avanti. Mi sembra che era di qua. Vediamo un po'. Vabbè, pericolo, sì, perché ci sono questi. Aio. E anche qua c'era una zona chiusa, che però anche qua non ho la chiave. Oh, questo però può salire. Che è? Spiral Steam. Non ho idea a cosa servono, però serviranno per qualche... per il laboratorio. Molto probabilmente. Gli addobbi non ho capito a cosa servono, ma li prendiamo. Andiamo, giusto, ci vorrei prendere anche questi. Questi sono sempre di roccia. I gatti, cioè quelli mischiati rosa con i gatti incrociati. Ah, ma ho capito dove siamo.
Ma perché non me lo prende? Dove è andato a finire? Io non capisco perché non mi prende quello dorato. Cosa devo fare per prenderlo? Vieni. Ora rompe le balle questo, eh. Dai. Su. Poi di qua c'è un'altra porta chiusa, andando avanti. Anche qui l'abbiamo già fatto. Ed è su quel punto di là, c'è un'altra porta chiusa. Quindi bisogna trovare lo slime che ci dà la chiave. Io ne ho fatti di slime grossi. Ne ho fatti, credo, 3 o 4. Qui ci siamo già passati. Quindi l'unica... l'unica è andare avanti di qua. Praticamente. Basta, ma oh! Ma che c'è? Del mirino? Mi state sempre a PA. L'unica è andare da questa parte qui, vedere se troviamo qualcosa. Ciao. Perché per ora ho fatto 3 o 4 slime grandi. E però mi hanno dato una chiave sola. Pensavo che tutti gli slime grandi, una volta fatti, ti davano la chiave, invece no. Basta. Questo si apre? Sì. Allora sbrigati un cincinino, perché mi stanno ammazzando. Fossile e... oh, buon. 3 fossili. Ma questo l'ho buttato via. 3 fossili. Basta. Va bene. Io queste palline di Natale non ho capito a cosa servono. E un altro ancora. Questo apre? Sì. Che è? Ma non mi ha dato niente. Mi ha dato, credo, qualcosa di per applicarla forse alla base. Oh, non ho letto. Questo la guarda un altro, come un citrullo. Ma questo non lo prendo, è un fossile pure questo. Allora, quelli verdi va bene. Tanto siamo a posto più o meno. Allora, andiamo. Qui c'è l'acqua con quelli. Questi mi servirebbero però. Ma cosa tiro via? Qua vorrei trovare unicamente quelli di cristallo, altrimenti mi tengo quello che c'ho. Meglio, non era. Sembrava gigante, ma invece no. Ma c'è anche lassù però, eh. E c'è anche un passaggio qua forse. Ah, qua è chiuso. Questi sono quelli radioattivi.
un po' questa galleria qua. C'è qualcosina. Non ci sono già stato forse. Non è la grotta dove ho eliminato. Scendiamo. No. Non posso. Eh sì, dove avevo eliminato, c'era qua uno slime grande che però non mi aveva dato chiavi. Ok. Allora, quelli d'acqua va bene. Slime fossile, sinceramente. Credo che sia solamente roba per il laboratorio, non credo che... sia roba... che possa, diciamo... dai, questi li butto qua, eh. Ah, dobbiamo fare anche runner. Come andiamo a fare? Per questi non ho capito. E quindi li posso vendere? No, restano attaccati. Li posso depositare? Non c'è spazio, bene. Boh. A questo. Ah, il chroma pack. Vabbè. Poi qua possiamo andare avanti con il rank, ci dà sempre degli upgrade. Possiamo anche prenderlo. Ora il chroma sinceramente non mi interessa. Possiamo dormire per arrivare al giorno dopo quando è notte e anche guardarci le varie mail che ogni tanto ci mandano. Quindi non so cosa non ho letto, cosa abbiamo ripetato come al solito. Poi non capisco ste te di qui è decorativo, ma Natale è passato da un pezzo, non è che. E dai, mi sbaglio sempre. Tanto vorrei vedere se Loca Loca è Vita Loca. No, ancora no. Niente. Andiamo a depositare questi che penso siano importanti. E anche il fossile. Vediamo un po'. Fossil 4 e Spiral 4. Poi io farei un altro robottino. Anzi, se potrebbe fare quello avanzato, penso che fondamentalmente costa di più, ma magari ti trova più roba. Ma questo è tipo un cerchietto, tipo una stella, questo due stelle, poi c'era quella tre stelle che stava al massimo. Però vuole 14 pink plort e 12 di quelle di roccia, alla faccia. Costicchiano però, eh. Quindi alla fine bisogna avere tutti i tipi di plort perché tanto ti servono. Tipo quella rosa non vuole niente però. Se non ce l'hai poi il cibo 15 51. Allora me ne porto un botto. Così va a posto. Il
problema è che se li porto là non li vendo. Questo è un bel po' di soldi in meno. Allora, questi vanno messi che sono a corto, non vorrei che poi me lo scordo. Succede il casino che poi divorano tutto dopo. Non li fermi più. No, ma loro avevamo cambiato la dieta, vero? Vabbè. Mettiamoli più lento. Non sono ancora cresciuti. Giusto. No. Sì, avevamo cambiato la dieta, però ancora è presto. Dobbiamo aspettare. Ah, sono cresciuti, ecco. Non aspettate che fossi pieno. L'ho fatta apposta. Beh. Questi non ti lamenti più. È a posto per i prossimi 5 minuti. Voglio provare a fare quello avanzato che costa un botto di materiale, quindi noi con la T facciamo tipo uno scanner e io non so se cambia metterlo da qualche, cioè lo potete mettere sempre qui, non dovrebbe cambiare niente. Qui tra 12 minuti è pronto. Beh, faccio quello che gli pare. Io questo non so cosa significhi. Penso che sia solamente figurativo. Oh, finalmente. Ne farei anche due di questi. Allora, loco loco lo volevano loro, però 15 solamente, un raccolto. Veramente pochino però. Sarà che gli basta loro 15 fino al prossimo raccolto. Speriamo, nel dubbio. Io ve lo butto lì, al limite. Ma fate un po' e un po', eh. Però di questa qua ne vorrei un altro, magari anche se lo metto lontano. Anche perché non sono facilmente trovabili. Il problema è che questo qui adesso chi se lo mangia il poco? Qualcuno che se lo mangia al poco? Voi? Sì. Beh. Sono pieni? No. 51, 28, 53. Io aspetto quelli di cristallo perché mi piacerebbe fare una combinazione con loro e quelli di cristallo. Attenti, do nulla perché sei brutto. Allora andiamo a fare un altro orticello qua. Ah no, l'avevo già fatto. Mazza, in memoria. 3, ora mi sembra un po' troppi. Anche se 21 più 15. Allora, loro c'hanno sempre i polli. E loro... Ma non lo mangiano. No. Ma scusa, non si era provato prima, li mangiavano. Sarà che non c'hanno fame? Abbiamo un dubbio.
mangiano, sì. Speriamo di non sbagliare, ragazzi, perché sennò questi fanno un casino. Che diventano... Se non gli diamo da mangiare, che... Non te levi più. Vediamo anche un po' di galline. Comunque qua spawnano le galline, comodo, eh. A regola non le dovresti più andare a cercare al di fuori di qua, perché qua comunque spawnano abbastanza rapidamente. Però meno cose faccio, tanto c'è neanche di robe da fare. Allora qui altri upgrade mi sa che non si possono fare, no, tranne quello lì di mettere, no. Vedete pure sti due galline, ma... Allora, il runner era di qua? No. Ah no, questo è un altro posto con... 4 appezzamenti di terreno. Però qui non c'è assolutamente niente. Assolutamente sti 4 appezzamenti terreno qui e basta. E mi sembrano anche un po' troppo isolati, sinceramente. Quindi non so. Forse qua ci si potrebbe mettere quelli d'acqua. Però. Al momento non mi sembra molto utile. Ah, mannaggia, dove siamo finiti? No. Ne sono neanche di notte queste carote. Basta. Allucinazione a forma di carote, ciò. Allora, io volevo fare la corsa. Peccato che non si può vendere anche la verdura. Guarda che si faceva la... Non mi ricordo dove era. Dalla grotta? Qualche tunnel della grotta? Ma perché non aspira qua? A 100. Già? Sono 4 gatti. 47, 48 e 50. Qui sta tutto a posto. Il plot qua poi lo prenderemo. Non mi ricordo, no, qua si va al laboratorio. Non mi ricordo dov'era il discorso. Quella stanza strana. No. Eccola qua. Allora, vabbè. Di qua? Ah, di qua è chiuso. Come mai? Qui c'è altro terreno. È più aperto questo, è un po' curioso. Non vorrei che magari gli slime nuovi sono da questa parte qua. Qui ce la fa una corsa. Non ho capito bene come funziona. Va bene. Sanna?
ci sono due tipi di teletrasporto. Ah, e adesso? Lo fa? Ma questo è un percorso. Ma scusino, eh. È un percorso da gara, ma non c'è nessuna gara. Ma ho fregato. Scusa, ma allora è uguale. Forse la devo attivare. Questo albero qua illuminato. Ah, mi sa che per attivare la gara. Per attivare la gara lei voglia queste qua. Io non so manco che sono. Non ho questi tipi di slime. Almeno, eh. Hai capito, ma dove li prendo? O li prendo entrando qua dentro. Cioè, non ho capito se io devo pagare prima. Però se io entro mi cambia praticamente l'arma. Quindi non posso entrare con qualcosa già di mio. Quindi molto probabilmente lo devo conquistare qua dentro. A regola, eh. Perché se entro anche con qualcosa di mio, cambiandomi l'arma mi cambia tutto. Però qui non c'è niente. Sta roba. Roba sospesa. Questo è un circuito per correre. Però questa corsa qua bisogna attivare la sfida, allora, in qualche maniera. Quindi bisognerà attivarla prima di arrivare qua. Sembra che lei voglia questa roba qua. Però sinceramente non so dove prenderla. Vedi, se io esco ho la mia roba e se entro me la cambia. Quindi a regola, se lei vuole questa roba qua, io dovrei conquistarmela. Però non mi dà da fare niente, perché qua è vuoto. Se io vado qui, credo sia il solito. Non c'è niente. In realtà sembra diverso, però. No, è diverso, però non c'è niente ugualmente. Anche questa è una corsa a ostacoli praticamente. Bisogna capire come attivarlo. Poi ragazzi, magari off camera guarderò. Perché ci sono entrato una volta, me l'ha fatta fare subito, ma penso che magari la prima volta te la fa fare per capire di cosa si tratta. E poi la seconda molto probabilmente devi fare qualcosa per attivarla.
qui. Sono in 3. Ce ne andrebbe un altro, perché più di 4, se ne metto più di 4, visto che non producono. Comunque producono veramente poco. E il loro plot, visto, non si mischia con quello di nessuno, oltretutto. Mandiamo? Sono già 100 qua. Producono un botto di più. 44, 46. Ok, questo è quasi pronto. Il prezzo non lo guardo perché tanto l'ho venduto ugualmente, essendo pieno. No, sto a vendere niente. Sono partite. È partita qualche carota, non volendo. Ci siamo? Ok. Ce n'ho un pochino di più perché il terreno, una volta che sono maturi, li butta fuori e si ricoltiva automaticamente. Quindi me ne andate un po' di più, però ne dà comunque poche. Qui va bene, qua va bene, 64, 68. Ok. Niente, ste carote non le voglio più vedere in tutta la mia vita. Basta. 300, siamo a posto. Allora, abbiamo una missioncina qua. Bobbo. Ah, vuole galline. Una e 6. E ci dà 2,50 solo. Ma che palle, dai. Ma neanche a farla. Dov'è la di qua? No. Sì. In basso c'è niente? No. Ah, le galline le abbiamo finite qua? No. Qui abbiamo coltivato? Comunque per tutte e due non gli basta. Per tutte e due non gli basta, ci vorrebbe ognuno a ognuno il suo campo, ci vorrebbe. Quindi due di questi e due campi. È un problema, perché o levo le galline e faccio due campi, o altrimenti vado a fare i campi laggiù, ma non c'ho voglia. Poi tutte le volte mi tocca 700 volte al giorno, devo andare laggiù in fondo, non c'ho voglia. Vorrei avere tutta a portata di mano, almeno per quello che posso. E allora ascolta, magnati le galline, ti devo dire. Vola. Precisi, oh. A chicco. Ok. E comunque vedete che io adesso non sto esplorando niente, sto solo mantenendo. Ah no, io ho preso le galline a lui, ma va bene. Sto solo mantenendo, diciamo, un po' la farm attiva. E comunque è abbastanza impegnativo sto gioco, eh. Unica cosa, ripeto ragazzi, che essendo un po' diciamo un po' molto farm, alla lunga magari può essere ripetitivo. Poi non so se c'è una mappa. C'è. Io ho sbloccato tutto questo e non so se l'ho visitato tutto.
Però la regola della mappa dovrebbe essere molto... Oddio, dove sono? Solo questo. Naturalmente non ho visitato tutto però. Cioè, quest'isola non l'ho vista. C'è tutto questo. Uno di tre, mi dice. Quindi non so quale mappe quanto... Oh no, qua che ce n'è un botto. Che è successo? 19, famo conto pali, che è? Qui c'è qualcosa? Ah, ok, qua avevo già visto. Specie di luogo un po' nascosto. Però mi sembra niente di che, no. E anche di qua. Beh, lì se c'era qualcosa se lo sono magnati. Allora, aereo c'è. Palle però. Tutte notti. Di qua ci siamo già stati, vederci. Allora, voglio vedere un attimo una cosa, un secondo. Tanto il plot non mi serve, questo mi serve, le carote mi stanno leggermente ossessionando. Hai più all'ansia quando vedo la carota, ma. E quasi le galline, ci manca poco. Sì, guardami male. Allora, qua c'è un'altra entrata che è chiusa perché non troviamo i slime quelli grossi, perché ne ho fatti 4 o 5, ma se non mi danno la chiave ci posso far poco. E qui finisce un ponte rotto, però siccome al di là del ponte rotto non c'è niente, credo che sia tipo decorativo e basta, nel senso. Quindi qui niente, c'è la porta chiusa qua. E c'è da trovare lo slime che ti dà la chiave. Fragole non mi servono. Qui c'è lo slime grande, l'abbiamo fatto, ma non ci ha dato niente. Erba. Qui dove andavamo? Ah, di tutto, non mi interessa. Galline non le voglio vedere. Dico, è questo pezzo qua che bisogna cercare di esplorarlo bene, perché altre cose, tutto il resto è chiuso. Ci sono due porte, sono chiuse tutte e due. Quindi dobbiamo trovare lo slime grande che ce le apre. Oh, c'è un punto dove non siamo stati perché magari è un po' nascosto. Questi ragazzi non ne prendo altri perché non vorrei esagerare, poi succede un casino. Questa era la grotta, anche qui c'era uno slime grande che stava qua, però non ci ha dato chiavi. Qui altre grotte non ce ne sono, anche laggiù ci siamo stati, quindi fondamentalmente neanche da dire che ci sono passaggi strani. Questi quanti ce ne abbiamo? Prendiamo un paio.
Anche di questi non troppo. Aiuto, basta. Laggiù mi sembra non c'era niente. No, qua c'era delle galline e basta, queste qua. E basta, poi... Quindi qua ci sono quelli acquatici che uno mi serve, ma... Vediamo se... Occupare un posto per uno solo. Boh, vediamo. Non scordate che c'è da saltare. Lui la madonna, che è? Che è successo? Vedi a tutti, va. Com'è sta invasione? Non vorrei morire però, attenzione. Successo, vabbè, io me ne vado, No, mi hanno spinto, cazzo, dopo che scavi sotto. Beh, questa ce l'abbiamo, qua non si può andare, però là c'è un ponte. Secondo me bisogna trovare qualcosa qui, che bisogna azzeccare il punto giusto. Questi ce l'abbiamo. Secondo me il segreto è tutto qua. Allora, o saliamo questa scala di legno. Qui c'è una grotta e di là c'è un passaggio. Cazzo! Vabbè. Qui però non si va da quante parti. No. Anche qui ce l'abbiamo già stati, se non mi sbaglio, prima. C'è un teletrasporto. Questo apre, no. E sì, qua ce l'abbiamo già stato. Però ho preso il teletrasporto dopo. Qui si può scendere. Qui meglio di no, perché poi non si può più tornare su. E qua c'è un po' di slime misto qua, però niente di nuovo. Allora c'è un passaggio laggiù che però non so dove va, o altrimenti questa grotta qui è chiuso, mannaggia. Ho capito, ma tutti questi slime da qualche parte dovrebbero essere. Non li vedo. Proviamo a saltare di qua allora. Non è che mi convince molto, Alta grotta. Questo buiume. Grotta semplice, ok. Ah, siamo finiti dalla parte. Ok. Niente, finisce qua. Praticamente l'avevamo visto dalla parte alta.
questo angolettino qua. Quindi tutto sto rigiro per un nido di galline. Basta. Mi sembra un po' strano, eh. Ragazzi, altri posti non ne vedo, più che altro abbiamo trovato un altro posto da sbloccare, però dove sono gli slime giganti? Il problema è quello. La mancanza, questa è chiusa, la mancanza di slime giganti. Quelli che ho fatti non mi hanno dato le chiavi, quindi non so poi il discorso chiave da cosa possa dipendere. Se è randomica oppure... Io finora ho ricevuto una chiave sola. Basta. Questa era chiusa. Quindi qui, almeno che non ci sia un passaggio nascosto da qualche parte, magari che si vede male, non credo ci sia altro. Troppo fighi questi di roccia verdi. Ok, qui si riscende dove il punto di partenza. La rosa contaminati, carini anche questi. Sì, a parte che mi stanno a fare la pelle, però silenziosamente, però carini. Niente, qua dove c'è l'acqua, che all'inizio, ragazzi, mi sembra di aver esplorato tutto. Ceppa, ci siamo già stati qui da dove siamo partiti. C'è quel ponte laggiù, però niente, ragazzi, c'è da trovare uno slime che ci dia almeno una chiave. Ma basta non creparci, eh. Ah, si vanno anche più su. È il motivo? Venire qua ci sarà un perché. No, tanto per, sai, quello laggiù c'è una roba viola strana, però io da qui non ce la faccio, anche se a 2,50 non ci arriverò mai. Strani sti posti che non ti portano a niente. Oh oh, l'abbiamo trovato, guarda che maledetti! Dove l'hanno messo? Ci crede che non si trovava? Da un po'. Dai, ma siete delle carogne, ma siete proprio carogne.
Allora, c'è da buttare via un po' di roba. Te questo lo mangi? No, eh. Indigonium. Indigonium. E questo? E buttiamo via uno slime piccolino. Poi no. Ah, il diamond. Oh, questo è bello. Questo è bello. Adesso io sono curioso di vedere da dove si passa. Tanto non ce l'abbiamo adesso. Lui è vegetale? Sì. Voglio vedere da dove si passa. È roccia comunque. È di roccia, giusto? Sì. Voglio vedere da dove si passa perché sono curioso. Eccolo qua. C'era l'angoletto qua dietro. Invisibile. Dai, l'hanno messa un po' a merda, dai. Su. Dobbiamo dirlo. Non morire, eh. Poi là c'è un'altra grotta. Pure, ma non troppo lontano. Comunque, nonostante tutto. Nonostante tutto, il diamond deve essere di molto raro. Penso anche quell'altro, Indigonium. Non so assolutamente a cosa serve, ma io li butto nel laboratorio. Qualcosa ci farà lui, eh. Col diamond. Vuoi fare tanta bella cacchina, che bello. Buttiamo dentro questi. Però li lasciamo di base. Poi vedremo un po'. Vediamo un bel po'. Non è che valga molto sto plot, però. Vediamo poi come trasformarli. Cibo va bene. Io credo che questa è roba comunque da laboratorio. 27, 54. Allora, facciamo rifornimento anche a loro così siamo tranquilli. Questi io non vorrei esagerare perché poi con questi qua già ne abbiamo pochi. Sono. Porca, volevo contarli! Sì, si incacchiano subito però. Vabbè, allora non li vorrei incenerire perché mi dispiace. Il diamante si può vendere? Provo? No. Allora, laboratorio. E non è di qua. Io non mi ricordo manco la strada di casa. Allora, l'inceneritore lo facciamo qua. Chi è? Vedi come si ripiglia? Dov'è la scavatrice? Allora, pronta. Fossile Yellowstone. Poi lo butto dentro. L'inceneritore lo facciamo qua giù. Che poi vabbè, in realtà non lo vedo così utile, però vabbè, mi dà qualcosa? No. Vabbè, ma io li potevo anche buttare qua a mare, era uguale. Però fa scena. È carino. Passiamo di qua.
poi inutile. Accattiamo tutto. Allora, sistemiamo a modino questi qui. Così, e poi andiamo a fare la gigante. E sicuramente ha una chiave, perché se non ha una chiave lui non so più dove andare. Ah, 35. Produzione lenta. Loro il fruttino. E loro porta pietola. Ragazzi, quando ci avremo un teletrasporto personalizzato sarà tanta storia. Allora vanno a 60. Qui sono pieni. Praticamente operatore ecologico simulator, però sono di cacca. Quindi ma questo non l'ho preso prima, questi verdi. Sta pieno. Ok, sono soldi, però volevo fare altro. Allora, va bene, 67. Manca un po' di fruttarelli che sono di qua. Andiamo, e poi bisogna andare da quelli di fuoco a vedere come sono messi. Quindici. Ma quello grigio è salito, il verde è salito, ci dice anche bene. Ok, a mettere fruttarelli a loro. 4. Produzione lenta, così tanto ne fanno il doppio. Produzione lenta, che ne abbiamo pochi. Andiamo a vedere di là quello che succede. Serviamoli subito, tanto ci servono. Loro per tutte e due il problema non basta. Loro quanti ce n'hanno? Questi sono in pochi e nonostante tutto mangiano come dei disperati. Può darsi che il vegetale sfama meno della gallina, perché io vedo che con la gallina non ce n'avevano tante di galline, però ce n'è sempre 18. Sto prendendo tutto tranne che le galline. Sa che le galline forse conviene eliminarle del tutto e fare un altro campo di questi di biococa qua. A questo punto guarda lì, guarda lì, sbandi più 4. To godi, vai. Mazza, due da magnate, oh. Dacci tua. Te, godi, vai.
Sì, più di te più mangiano. Boh. Allora, bisogna prendere il vegetale per lui, per lo slime grande. Prendiamo le carote, che forse ce n'ho un po'. Però non so se gli bastano 50. Sai che non lo so. Ho paura di no. Quindi prendiamo anche questi, così siamo sicuri. Se non gli bastano 100, gli sparo io direttamente. Lei cosa vuole? La vecchia cosa vuole? La vecchia? 6 e 9 galline, mi dai? Non la voglio sta roba. $2.50, me ne ci faccio 2.50. Ma con l'elemosina anch'io siamo 2.50. Potevo usare il teletrasporto. Come al solito. Ecco, questa è una porta che ho aperto io. Già, intravedo del casino. Ma perché non me lo dà quello d'oro? Vieni qui! Sei mio! L'ha preso? A me sembra di no. Non l'ho capito sta cosa di quello d'oro. Poi la capirò. Cioè sia lui e sia un altro che ho visto, che mi sembra che era lo slime a forma di gatto con la moneta in testa. Ai, ai. No, uno mi serve, eh. Non moriamo qua. Giusto? Sì. Vediamo quante ce ne vogliono. Oh, 50 precisi. Allora, quelli di roccia non mi servono, ma le piglio perché sennò fanno casino. Madonna, non vado... Ma la chiave, ragazzi. Non mi puoi non dare la chiave. Non va accoppiata. Non mi ha dato la chiave. Oh, Ambrogio. Non mi ha dato la chiave. Ho capito, ma io come le apro le porte se non mi dai sta benedetta chiave? No, ho sbagliato. Non mi danno le chiavi. Ah, forse sono in un posto nuovo. Sì. Spawn degli slime questo. Quelli di cristallo. Via 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 via. Tutti mia. Belli rosa con quelli di cristallo. Tutti mia. Aio, non morire, non morire, non morire, non morire, non morire adesso. Finalmente
Non è stato facilissimo trovarli uno. Allora, riprendiamo fiato un attimino. Ma io finché non ne ho 50 non vado via. Belli. E valgono pure un botto questi. Belli rosa, mi piacciono un botto. Rosa con questi spunzoni colorati. Veramente fighi. Tutto qua, ne voglio un milione. Anche perché poi non mi vuole fare tutto il viaggio, eh. Allora, lì è lo spawn, ok. È il teletrasporto. Però è tutta qua la zona. Beh, ci sono quelli grossi, poi c'è sto buchetto nel mezzo. Questi che si mangiano tutto, leviamoli, perché tanto fanno sempre di danno. Dov'è quell'altro? Erano due. Scappato. Mi sa che da qui, da qualche parte qua però. Quando fa la musichetta. Ecco, non fa più. Quando fa la musichetta, finita la musichetta. Eccoli. Spawnano proprio questi, mi sa, eh. Allora andiamo su. Non lo posso aprire. Questo messo così deve essere importante però, eh. Messo sul cocuzzolo della montagna. Mi sa di roba. Lo modosca. Quanta roba c'è? Oh cacchio! E noi ce l'abbiamo. Questa mi dà la chiave per forza, ragazzi. Dai, eh. 50, se gliene bastano 50. Sì, perfetto. Oh, tutti i miei bellini. Una lente? Una lente. Una chiave. Oh. Ma non... Capito, no? Non voglio cascare sotto. Belli verdi. No, che ficata verdi. Ah, ma che gallina. Aspetta, no, verdi. Guarda che spettacolo. Oh, vabbè, sono bellissimi. Chissà con quello là di fuoco come vengono, però. Aioioioi. Ah, no, ne voglio ancora. Che ci faccio con 8? No, 16. È uguale, pochi, pochi. Ce n'è uno nel mezzo, piccolino. È mio. Di fuoco. Non me lo dà. Levati. Guardali, guardali. Aio, aio. Ma tutti lì nell'angolino, ma... Io vorrei prendere un po' di quelli di fuoco. Perché di fuoco puri, non modificati, non ne ho. E siccome li vorrei modificare... Oh! No, 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 ragazzi, sto crepando, sto crepando. Andiamo via, andiamo via. Scusa? Ha due occhi e il sorriso, c'ho visto. Basta! Chi è? Da dove? Vieni qua, vieni qui! Non ci andà con quei tipacci.
Ah, i danni da caduta non ci sono su questo gioco. Cazzarola. Spara, spara, acqua. 103 di vita, ok. Guardali, guardali come rompono le balle queste tutte le volte. Sì, comunque si accollano un po' tantino, eh. Ah no, questi sono quelli di roccia, ok. Ne abbiamo 20. Io ci vorrei fare un po' di sperimentazioni, perché ho visto che sono carini un po' in tutte le salse. Sicuramente vorrei provarli con quelli di fuoco, però anche quelli verdi sono carini. Questo si è mangiato tutto, si è mangiato. Ma cosa fai? Fai, ma dove vai? Il plort di diamante. Bello. Ampolle pure. Non c'ho posto per tutto. Adesso è cascato dal buchetto qua. Bene, bene. Abbiamo trovato basta quello che ci mancava. Bello spettacolo comunque. Ma menate solo a me, ce n'è altri da menare. Su. Vabbè, 20-21. Basta, perché qua poi ci si crepa pure. Altre cosine? No. Va bene. Mi ritengo soddisfatto. E abbiamo anche una chiave, oltretutto. Quindi direi che adesso torniamo. Aio. Allora, salto. Non ci sbagliamo proprio qui. Io questo lo lascio qui, poi lo riprenderò, eh. Quelli rossi li voglio prendere. Almeno li. Di testa un attimino. Se si può fare, non è detto che si possa fare. C'è da vedere se. A parte che vabbè, basta dargli il plort alla fine, quindi non è che mi servono questi. Vabbè, comunque me li piglio 5. Allora, te lo sporto pure qui. Qui siamo alle caverne. Che l'hai fatto? Bravi. Ma di tanta pupù che poi lo zio vi viene a pulire il sederino. 91, vabbè ragazzi, io lo c'ho da fare, eh. State un 91. Allora io li potrei mettere qua. Tanto, vabbè. No, che ho messo? No. Voi state a casina vostra qua. Ma questi, se io li metto qua che è scuro, c'è la protezione dal sole, allora non gli frega niente? No, va bene. E cosa mangiano loro però? Ah, vegetale pure loro. Allora carote? Dato che le carote non le vuole nessuno, magari è il loro pasto preferito. Un po' a vedere. Ecco, allora bisogna dargli. Che casino fanno? Lo mangiano? Io non vedo niente con questo casino.
Sì, mangiano. Madonna! Oh! Ma siete impazziti! No, fanno un casino assurdo. E spero che non mi spacchino niente queste. Stanno sicuri? Vabbè, allora ragazzi, io al momento li tengo così perché li vedo piuttosto aggressivi. Poi magari prepariamo una gabbia per gli esperimenti. Magari ne facciamo qualcuno verde e facciamo qualcuno col plort di fuoco. Però io li vorrei fare in una stanza separati perché... Oppure veramente che facciano, che spacchino qualcosa, che facciano veramente casino, perché li vedo piuttosto agitatelli io. Non vorrei che spaccassero qualcosa. E poi una volta che escono non li fermi più, eh. Vabbè, questi li puoi riprendere, però se non ci sono è un casino. Se non sono presente. Io poi non ho visto quanto plort fanno, se uno o due. Ma guarda casino, ragazzi! Non mi posso neanche avvicinare. Sembra un po' esagerato. Poi andiamo a vedere quanto vale, soprattutto. Allora. Sì. No, offre la casa. Allora, quanto vale? 88. Ottimo. Che poi una volta che sono cresciuti, che che li combini con un altro, crescono e non li puoi più raccogliere, non li puoi più assorbire. E poi ne faccio danno, però c'è un gabbiotto qua vicino, libero. Allora, gli esperimenti si potrebbero fare pure qua. Allora, facciamo questo doppio chiuso. E con questo. Poi plot collector, ma che no, l'auto feeder. Anzi, così basta. Ce la farò a prenderne uno? Senza essere massacrato? L'ha preso? No. Sono pieno. Ah, c'era anche quello lì d'acqua. Ok. Tutti sereni, eh? Andiamo a prendere un po' di plort di quello infuocato. Vediamo se lo combina. Non è detto. Le galline 30, va bene. Qua prendiamo. Alla fine ci vorrebbe un container anche qua. Alla fine ci vorrebbe pure qua, però vabbè. Amen, eh. Tanto prima di riempi qua mi sa che... Cazzo? Cioè sono pieni di questo qui verde e quindi saranno pieni anche di quello rosso. E
non li posso mettere perché questi mangiano solo carne, se non mi sbaglio. Che palle, ragazzi. Ascolta, lo slime è... Niente, lo slime è destino. Cioè, sempre quel... Chiudo? È sempre quell'unico che mi manca per farne 4 e tutte le volte lo tiro via. Bene, io non capisco, questi sono, sono in meno. Molto probabilmente perché fanno il doppio del plot. Però sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qua sono un botto. Sono un botto. No, sono pieni anche di qua. Aio. Sono pieni anche di qua, aiuto. Madonna. Non riesco neanche a trovare l'uscio di Asa. Qui se ti addormenti una volta succede il finimondo, mi sa. Allora, io vorrei provarne uno con questo plot, se lo mangia. Buono, eh? Oddio, esteticamente non è... Cioè, si vede che è proprio... Non si implementa molto bene. Mazza. Però questo deve far male. Poi li sacrifichiamo questi due. Con il verde, l'avevamo già visto. Il verde è molto più carino esteticamente. Però il rosso, bisogna vedere se vuole di più il rosso. Mi sa che vuole di più il rosso però, eh. Che vuole di più il rosso. Allora, il verde vale 34, il rosso 36. Però mi sa che di, perché stanno salendo tutte e due, magari quelli, il rosso era basso. Cioè potrebbe lui essere una cifra massima e lui sì, magari era basso, sta salendo adesso. Però se sono lo stesso prezzo, preferisco il verde, mi sembra più carino. Bene, poi mi tocca distruggerli perché uno dei due. Quindi quale facciamo? Quello verde o quello rosso? Facciamolo. Sono bellini tutti e due. Così, guarda, ci mettiamo nella sperimentazione. Tanto soldi ce l'abbiamo. Allora, ma che cazzo, ma fa, vieni qua un attimo, su, che è? Uno e uno, così un altri di cui occuparsi, altri di cui dare il cibo. C'era fa un casino, vabbè, però questi ci dovrebbero far guadagnare bene. La musica, si mette anche la musica. Quindi lui vegetale e lui animale. No, vegetale. Allora guarda, qui vi faccio l'orticello, ci metto il vegetale 1 e 2, visto che abbiamo riempito anche il laboratorio. Poi magari andranno distrutti perché il laboratorio, poi magari scopriamo che qua ci va messo altro, però
Olè. E non coltiviamo niente. Yuhu. Coltiviamo l'acqua del terreno. Che cosa mi dai? Dai questi fossili. Oh. Campo d'acqua, anzi il campo di terra bagnata sta venendo su bene? Sì, sì. Allora, tutte e due vanno a vegetali, perché molto probabilmente quello base è vegetale. Lui è vegetale, anche quello radioattivo, quindi va solo a vegetale, mentre quello rosso va a carne, ma col plot verde va a carne vegetale. Quindi anche lui vorrebbe questa, ma io non glieli do. Oddio, però si guadagna un botto. Poi va bene, anche questi qua basici sono carini, quindi voglio lasciare anche questi. Ragazzi, meno casino. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dobbiamo far rapido prima che si incavano. E no. Magnato uguale? Sì. Vabbè, allora questi li posso anche, se gli do il plot, posso anche non metterceli. Così mi restano. Allora, vegetale, io ti do questi qua, le rape. Poi ti metterò quello preferito, ma te lo metto dopo. Ah, vabbè, è pronto, dai. Anche qua bisognerà... Se no facciamo così. Allora, l'oca, vediamo un po' se l'oca è quello preferito anche per loro. Mi sono scordato i cosi. Il plort. Allora, plort. Quattro soli. Non avete... Niente? Ma fate solo casino e basta, voi altri? È tanto casino e poi... Niente. E non basta per tutti, mi sa, eh? 4. Piano. Oh, l'ho finito, ragazzi, se non ve lo mangiate. C'è anche di là, però. Allora. Questo, io non so se è il preferito, però credo di sì, dai. Limite, poi cambieremo. E poi ci vorrebbe allora anche il silos qua. Al posto di questo, però... Se non mi fanno il plort, guarda, c'hanno già fame questi, stanno già incavolati. Guarda. Sono già incavolato. L'ho messi ora. Ragazzi, calma però, eh. Cazzo, che casino però. Diventa sempre più incasinato finché non troviamo un robottino che ci fa tutto. Anzi, spero che il robottino di cui ho visto il progetto sia quello che penso io, perché non è mica detto, eh. Ragazzi, plortate per favore. Plortate. Se no mi tocca riprendermeli. Vegetali, pannocchie,
Vieni. Per me queste sono diventate pannocchie, non sono più carote, perché le carote non le voglio più vedere. Quindi per me queste sono pannocchie. Mazza, quanto mangiano questi? Oh, ascolta. Ci sono le carote, eh? Se va bene. È quello, se no allora io devo riprendermi i piccoli perché Madonna. Prima che si incavolano e sono in tre adesso, per ora può anche andare bene tre, eh. Vedete quando c'hanno la sta bavetta alla bocca, che ora mi sono mangiato, non ce l'ha più, sono in quattro, vuol dire che stanno per dare di matto, vuol dire che hanno fame. Quindi bisogna fare in modo che... qui non ce n'è nemmeno uno piccolo. Oh! A due di vita sono rimasto. No vabbè, comunque sono... oscenamente violenti questi. Io voglio vedere però se la carota la mangiano veramente, perché non vorrei che... vegetale, però sai. Non fidarsi è meglio. Magni? Potrebbe anche non aver fame però, eh. Che fa? Magnato? Ma qui non... oh, la fate, ma sono qui! Va bene qui, vi do fastidio qua. Porca boia. È un ringraziamento per tutto quello che faccio per voi. Ah, ce l'avevo un plortino. Magna. Comunque sono bellissime, mi piacciono un botto. Anche questi sono carucci, dai. Però voglio... qui vorrei fare... ci potrebbe fare altre, almeno un altro paio di qualità. Si potrebbero pure fare. Chissà anche quelli magari con... tipo quelli, lo slime de, tipo a forma di gatto, chissà se vengano fuori anche quelli della roccia. Però il problema è che poi non ho spazio, perché questi almeno non devo fare avanti e indietro una volta cresciuto. Se li levo poi tutte le volte mi tocca fare avanti e indietro, non ce lo, cioè diventa esasperante poi, eh, a lunga. Quindi stai raccattando verde, ok. Ah vabbè, allora ci mette anche questo, guarda, tanto il plortino c'è. Bellia, mi piacciono un botto questi comunque. Pericolosi come pochi, eh. E questo me ne hanno già fatti 10 e 10. Le carote al momento siamo a posto. Crescono anche rapidi questi qua, perché li abbiamo messi praticamente adesso. Sono già cresciuti. Bene. Bravo. Bene. Bravo. Bene. Ma ne fa due? Quanti ne ha fatti? Uno. Ho fatto uno. Ha fatto uno però, allora non è il suo preferito. No, ne ha fatti due dello stesso colore. Che ne dovrebbe fare uno verde e uno di cristallo. Ne ha fatti due di cristallo, quindi ne avrà fatti anche due verdi. Vabbè, oh, ascolta. Raghetta di magna, va. Poi a lui gli cambieremo la dieta appena sono pronti tutti e due i terreni. Ah, c'è tante belle cose, divertitevi, non fate troppi danni. Poi questi, insieme a questi, mi sembra che li abbiamo già visti forse.
Vabbè, poi faremo vari più bellini, ce li teniamo. Farò un po' di esperimenti off-camera, i più bellini ce li teniamo. E anche quelli più redditizi, però, conta anche quello. Va bene, ragazzi, io comunque direi che per il momento è tutto. Oggi abbiamo fatto una bella live su questo gioco qua. Non ci farò una serie, ma ogni tanto lo porterò, perché comunque a me piace. Magari una volta a settimana lo portiamo. Vi ricordo anche l'appuntamento con Football Manager, che intanto stiamo andando avanti. Poi a breve faremo anche la serie con FIFA 19. Devo fare ancora qualche test, ancora non li ho fatti. Poi vi ricordo Destiny Original Sin 2, anche quello andiamo avanti sicuramente. Lo vorrei finire quel gioco lì. E poi niente, vorrei anche portare Project Hospital, che l'avevo già portato un po' di tempo fa, e lo vorrei portare avanti, che è molto molto carino anche quel gioco lì. E insomma, ci sono un po' di giochi da portare piano piano. Anche quello lo porterò molto, diciamo, una volta a settimana massimo. Quindi niente, ragazzi, io vi ricordo che la live è dalle 5 e mezzo, dal lunedì al sabato. Poi il giorno dopo posterò il video della live su YouTube, quindi poi rimarrà anche su YouTube. E poi su YouTube ogni tanto farò anche qualche gameplay random. Oppure, per esempio, l'altra volta ho fatto il punto della situazione per Football Manager. Insomma, su YouTube facciamo varie cose. Quindi niente, ragazzi. Io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo se volete iscrivervi di iscrivervi sia su Twitch sia su YouTube e anche su Discord, così possiamo restare sempre in contatto. E ci vediamo domani alle 5 e mezza su Twitch, e poi alle 2 domani posterò, diciamo, la live di oggi su YouTube. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao a tutti!